di metallo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. C'è qualcosa che non va oggi, lo so, è strano. Ora va decisamente meglio, così sembra molto più normale. Esatto, più professionale come cosa, mi dà fastidio. Almeno tu sei alla destra del... Alla destra di che? Sei alla destra del padre. Affanculo. Oggi ragazzi, in pochi minuti vi proponiamo un video breve su un'ottimizzazione, perché non si tratta proprio di un prodotto come ve lo aspettereste, si tratta più di un prodotto per un'ottimizzazione. Esatto ragazzi, io lo so che sono malato, però visto che ho 10.000 paio di cuffie, headset e quel cazzo che è, sono maniaco degli stand, stavo cercando degli stand, delle cuffie su cui appunto appoggiare le nostre meravigliosi headset da far vedere a tutti. E come al solito il nostro caro amico Luca di Enermax è venuto in nostro soccorso. E vi proporremo, oltre alla soluzione di Enermax, anche altre soluzioni che sono disponibili sul mercato e non sono per niente male. Visto che si tratta di un video abbastanza generalista, ragazzi, vi lasciamo in descrizione tutti i tipi di stand che vi andiamo a proporre man mano durante il video. Esatto, ma parliamo di uno normale, ad esempio, come può essere questo, un normalissimo headset stand che basta appoggiarlo sopra ed è normalissimo, però fa figo e mette in mostra appunto le nostre cuffie senza andare a incasinare il tutto. La comodità in quello offerto da Enermax, nel modello offerto da Enermax, è proprio la presenza di 5 potentissime super magnetiche calamite. Si chiama calamite. Un tablet. Queste fantastiche 5 calamite che ci permettono di gestirlo su superfici di ferro e di metallo. La praticità ragazzi è fenomenale, basta applicarlo anche nel retro del case o di fianco al case, e se ovviamente ce l'avete non plasticato, si attacca e potete mettere su le vostre cuffie. Sembra una cagata ma è veramente figo. C'è qua il pezzo dove si appoggiano le cuffie è in gomma, quindi anche se non si possono rovinare, ed è una figata, cioè voi potete appoggiarlo ovunque e tenere su le vostre cuffie. È attualmente per me il più figo e minimale che c'è in giro, e poi si richiude e potete metterlo via. O potete mettervelo anche in tasca. L'unico piccolo difetto è che ci sono molte cuffie, molti headset che hanno quella specie di archetto sopra le cuffie che, se si tende in questo modo, non è supportato molto bene, infatti è il collegamento delle cuffie, mentre invece uno stander come quello che abbiamo fatto vedere prima appoggia su tutta la struttura e non va a tirare troppo l'archetto. Ci sono mille altri stander, se siete psicopatici c'è quello con una testa di vetro che potete mettergli sopra, oppure di legno in alluminio con diversi prezzi, quindi potete mettere il design, diciamo, della vostra camera, della vostra zona da gaming come più vi aggrada, perché comunque come appunto pensiamo è importante per molti questa cosa. Cazzo, potremmo fare una rubrica design gaming. Sì, migliorie per... migliorie per sto cazzo. Insomma ragazzi, questo è un po' un video inutile, però comunque vi anticipiamo già che c'è un sacco di acqua che bolle in pentola, perché abbiamo dissipatori, schermi 4K, robe, missili aeronautici. Sì, cioè diciamo che questa primavera non è stata al massimo, ma all'inizio dell'estate sarà veramente figo, avremo un sacco di anteprime, un sacco di roba nuova, dissipatori, roba nuova da recensire che vi farà veramente... oddio, venire sullo schermo. Quindi come al solito, per concludere, se avete un headset e non avete uno stander, prendetevi questo stander perché è veramente figo. Lasciateci un like se vi è piaciuto il video. E ovviamente vi linkiamo i nostri video sull'audio, soprattutto sulle cuffie che consigliamo, così da poterci mettere le cuffie più ideali su questo headset, come sono le Plantronics che abbiamo recensito o le nostre carissime Superlux che sono state boom, la bomba. Ciao ragazzi!